Le vittime di Salò o le 120 giornate di Sodoma sono in tutto una ventina. Per sceglierle ho semplicemente fatto come per tutti gli altri miei film. Ho incontrato questi ragazzi e ho scelto quelli che mi sembravano migliori. Sono degli attori masochisti? Se li ho scelti, vuol dire che lo sono. Cosa faccio nella vita? Studio, lavoro in un supermercato, lavoro in una discoteca. Sono disoccupata e ho lavorato, cioè l'ultimo lavoro, come cameriera. Vengo dalla Polonia, sono straniera e qui faccio quei lavori che mi capitano soprattutto. Volevo e vorrei forse ancora andare al finanziere. Sono venuta 5 anni fa. Sono belli 5 anni. Ho 19 anni, ho appena finito il liceo, classico, e mi sono appena iscritta all'università. Studio alla facoltà di lettere con indirizzo spettacolo. Fino a 2 anni fa studiavo. Ho studiato fino alla terza media. Dico, ho studiato. Ora sono 2 anni che lavoro e sto bene perché mi sono tolto tante piccole soddisfazioni. Certo, sempre nel piccolo, diciamo, abbigliamento, le cose proprio basilari, il cellulare. La mia famiglia è una famiglia, diciamo, standard, tra virgolette. Io vivo con tutti e due i miei genitori. Vivo con mia nonna, mio padre e mia sorella. Allora, noi facciamo parte di una delle più grandi famiglie napoletane, una famiglia aristocratica, vecchia, quindi vi lascio immaginare che cos'è questa famiglia. Con i miei genitori, sì, vado molto d'accordo. Parliamo molto, c'è un rapporto aperto con loro. La mia famiglia? La mia famiglia è una cosa incredibile, devo essere onesta, nel senso che credo che i miei genitori siano molto all'antica. Però ci sta anche, secondo me, qualche pregiudizio culturale, nel senso che mia madre, prima di abituarsi al computer, ha fatto un sacco di ma lei stessa, anche lavorando in ufficio, gli veniva il mal di mare col mouse, cose incredibili, insomma. A me piace stare al centro dell'attenzione, quindi mi piace recitare, mi piace ballare, mi piace farmi vedere, farmi notare. Il coraggio mi dice di no, perché cioè devi essere una persona, secondo me, portata per quella cosa. Però chiunque, penso, vorrebbe apparire in televisione. A me piacerebbe molto far parte del mondo dello spettacolo come attrice, showgirl, ballerina, qualsiasi cosa, mi andrebbe bene tutto. Io? Magari. Sicuramente sarebbe molto più interessante che fare la cameriera. Cioè, tutti sotto siamo esibizionisti. Credo che mi piaccia recitare perché sono una persona poco sicura, conosco varie angeliche in me e tiro fuori quasi sempre quella che mi viene meglio, quella che mi è più opportuna, anche per celare forse imbarazzi, cose, paure sicuramente. Non è tanto il fatto di recitare, proprio più che altro stare su un palco oppure dietro una telecamera e sapere che sto parlando a qualcuno e che qualcuno mi sta ascoltando. Con Salò mi rivolgo in generale a tutti. Ad un altro me stesso, a tutti quelli che come me detestano il potere per quello che fa del corpo umano, la riduzione di questo a cosa, l'annullamento della personalità dell'uomo.
Questo documentario si basa sui provini che vi stiamo facendo oggi. Questi provini ci servono anche a capire se voi siete adatti a interpretare un film ancora in fase di ideazione che forse faremo nel futuro. Per capirlo, noi dobbiamo chiederti se tu sei disponibile a fare alcune cose che sono previste nel copione di questo ipotetico film. Ad esempio, tu saresti disposto a spogliarti o ad apparire comunque nudo davanti a una macchina da presa? Nudo completamente... no. Un film lo farei nudo, però magari con slip. Bella domanda. Dovrei leggere il copione, credo. Mi darebbe un po' fastidio, cioè anche perché appari sempre in televisione, cioè è una cosa che non ho mai fatto. Non... Io non sarei disposta a spogliarmi per nessuna scena al mondo, perché mi vergogno. Penso... non lo so. Cioè, sì, però sarei... cioè, preferirei di no. Credo di sì. Credo. Quindi se io non ho problemi a farmi vedere in bagno da una delle mie sorelle, così, è ovvio che se scelgo di fare l'attrice, di recitare, non ho problemi a farmi vedere da un pubblico più ampio. Quindi se il ruolo mi interessa, mi piace, e soprattutto se riesco a svolgere quella determinata situazione di nudo in quel film, perché no? Alla fine la nudità, voglio dire, io stavo a Capri quest'estate, mi sono messa a ballare e con mio cugino ci siamo denudati completamente su un tavolo, quindi non è un problema la nudità. Comunque vado in palestra, quindi non ho... sul mio fisico, diciamo, non ho assolutamente nessun tipo di complesso. Se devo passare un attimo, nudo ci passo, non è un problema. Tanto fino a che non mi dicono da passare, io sto vestito, cioè, sono coperto. Il sesso in Salò è una metafora della situazione che la tolleranza del potere consumistico ci fa vivere in questi anni, il sesso come obbligo e bruttezza. Ed è anche la metafora del rapporto del potere con coloro che gli sono sottoposti. In altre parole, è la rappresentazione, magari onirica, di quella che Marx chiama la mercificazione dell'uomo, la riduzione del corpo a cosa attraverso lo sfruttamento. Diciamo atti sessuali con chi, cioè... L'attività, se la posso pensare un attimino? Non so che dire. Saresti disposto a farti baciare o toccare da un altro uomo? Questa è bella. È una domanda, insomma, se sarei disposta. Diciamo, più che altro per una mia cosa sarei anche disposto, però più che altro poi magari farsi rivedere dagli amici. Avrei un po' paura delle reazioni degli altri. E... cioè non è che dico che sto contro a... Perché sarebbe più forte di me proprio. Perché poi mi associano a quella cosa. Mi dico, pensa la gente, non mi importa. Alla fine dare un bacio a un uomo su una scena non è una cosa tanto infamante, perché proprio è un film. Se devo interpretare la parte di una lesbica, evidentemente devo sembrare una lesbica. No, baciare un'altra donna non mi creerebbe lo stesso imbarazzo. Tu saresti disposto a far finta di mangiare la cacca davanti a una macchina da presa? Ovviamente è finto, però risulta quello. Salò è un mistero medioevale, una sacra rappresentazione molto enigmatica, quindi non deve essere capita, guai se fosse capita. Certo che rischio di essere io stesso capito male, ma anche questo è intrinseco al film.
avresti problemi a fingere in tutti i sensi, perché sarebbe cioccolata, a mangiare delle pesci. No, la potrei fare una cosa con tutte queste schifezze che si mangia adesso, quello sì. Ma in questo film c'è tutto questo, tutte queste cose? Mamma mia, non posso sapere qual è il titolo. I protagonisti debbono defecare di fronte ad una macchina da presa. Tu saresti disposta? Beh, mi vengono in mente moltissimi bei film in cui ci sono queste scene. Beh, sì, e sarei disposta a fare delle scene dove dovrei fare delle cose del genere, sì, defecare o pipì. Il fatto di defecare in pubblico, cioè di che qualcuno dica ah, quell'attrice ha fatto quello nel film, non ha alcuna rilevanza, perché gente stupra, ammazza, odia, ama, è recitazione. Fa la cacca davanti a una cinepresa, lo faccio pure io, così, senza effetti. Cioè magari là uno ci può pure stare perché è una cosa normale. Saresti disposto per finta a farti torturare di fronte ad una macchina da presa? A farmi torturare? Sì. In che modo sono torturati? Gli vengono asportati i capezzoli, gli viene marchiata la pelle, tagliata la lingua. Sì, penso di sì. Beh, sì, credo di sì. Io penso ai miei genitori, se guarda. Andrebbe bene essere anche torturato, insomma. Però, logicamente, senza sentire dolore. Cioè, non sarà mai una cosa reale. Sta girando un film. Poi se diventa una cosa reale, a me torture mi piacciono, ma a me te la faccio a te. È una domanda un po' strana, torturata. Tutti siamo torturati adesso facendo sta cosa, soprattutto io. Però penso di sì, una cosa del genere potrebbe essere. Non suscito pietà attraverso le vittime, se non appena appena, con la massima discrezione, perché altrimenti il film sarebbe stato orribile, insopportabile. Se facevo delle vittime simpatiche, che piangevano e ti strappavano il cuore, dopo 5 minuti uscivi dalla sala cinematografica. E poi, soprattutto, non lo faccio perché non ci credo. Lo so che è difficile dare una risposta qui sui due piedi, ma noi dobbiamo capire se tu saresti disposto alla fine dei conti a fare questo film con le cose che ti abbiamo detto. Ah, non ci sono problemi. Penso di sì, penso che lo farei. Sul set, secondo me, tutto uno deve essere capace di fare, altrimenti non... Però no, sicuramente lo accetterei. Se è una cosa che mi piace, sicuramente. Dovrei leggerlo non una volta, magari 3. E se lo capisco e se lo credo valido, io lo faccio, non è un problema. Anche perché sinceramente un corpo nudo è uguale a un altro. Ora, parliamoci chiaro. Se lo devo fare da solo o no? Se sono tutti quanti io faccio regolare, tranquillo. Tanto non ci sto solo io, stiamo tutti quanti nudi. Cioè, uomini e donne, quello non è un problema. Mi dovrebbe capitare l'occasione e lì non so come reagire. Ma se l'occasione ti capitasse? Se l'occasione mi capitasse, dipende da... Cioè, se io so che faccio quello che per me, perché mi sento in imbarazzo di fare, lo devo fare, poi per rimanere una persona qualsiasi non lo farei mai. Però se so che potrei andare avanti e raggiungere il successo facendo 2 o 3 cose che a me non vanno bene, forse lo farei. Se saranno quelle cose forti così, io non credo che la farei. Lo so che tutte le attrici, quelle che fanno i film, poi alla fine è così, che per fare la carriera fanno una cosa del genere, ma non lo fa, non starei mai tranquilla poi dopo, se non mi piace, non,
Non è giusto con la mia coscienza. Mi ritorna in mente un film che ho visto un po' di tempo fa, orribile. Che film era? Era il film di Pasolini, Salò e non mi ricordo come continua, le 1100 giornate. Se io condanno i figli a causa di una cessazione d'amore verso di essi e quindi presuppongo una loro punizione, non ho il minimo dubbio che ciò accade per colpa mia. In quanto padre, in quanto uno dei padri che si sono resi responsabili prima del fascismo, poi di un regime clerico fascista, fintamente democratico, e infine hanno accettato la nuova forma di potere, il potere dei consumi, ultima delle rovine, rovina delle rovine. Perché c'è un'idea, sinceramente o insinceramente, comune a tutti. L'idea cioè che il male peggiore al mondo sia la povertà e che quindi la cultura delle classi povere deve essere sostituita con la cultura della classe dominante. In altre parole, la nostra colpa di padri consiste in questo, nel credere che la storia non sia e non possa essere che la storia borghese. Sei contento della tua vita così come adesso? Sì, completamente. Ho una famiglia che mi vuole bene e quindi ho degli amici che insomma mi stanno vicino. Ho un lavoro, vado a scuola, ho molti hobby tra cui la palestra, uscire, la discoteca, quindi non mi manca assolutamente niente. Molto. Sono molto soddisfatto della mia vita fino ad oggi. Tornando indietro non perderei tempo sugli studi. Insomma, non è che sia tanto contenta della mia vita così come è oggi. Forse spero in qualcosa di me, cioè vorrei avere un buon lavoro, una bella casa. Vorrei essere già laureata, ma e vorrei più amore nella mia vita. Sei contenta della società che ti circonda? Nel complesso del mondo che vedo a me intorno sono abbastanza contenta, nel senso che dopo tutto vivo in un sistema che funziona in un certo modo, sui suoi meccanismi, sui suoi sistemi, ma funziona. Ho la mia libertà, posso fare quello che voglio, inseguire i miei sogni, però credo che si possa fare ancora molto. La società si può cambiare se c'è qualcuno al governo o da qualche altra parte, qualcuno che viene e dice, cioè impone le leggi. No, non si può cambiare. La società italiana, secondo me, non si può cambiare. Io penso di non poter cambiare il mondo perché non sono simpatica, ovvero le persone non provano una simpatia a pelle per me. E questo è un grande handicap perché il primo requisito che ci vuole per potersi avvicinare agli altri è essere simpatici. Sì, no, sicuramente si può cambiare tutto, basta averne la volontà e crederci profondamente, però veramente cambiare il mondo penso sia una cosa un po' impossibile. Nel mio piccolo farò tutto il possibile, con tutto quello che posso fare, per fare qualche cosa che credo che possa essere utile agli altri, utile a me stessa, utile a tutto quello che mi circonda, che può essere studiare, lavorare, aiutare, quello che è. Se un giorno dovessi sentirmela di dedicarci tutta la mia vita, non lo so. Le due cose sono tutte e due scritte, sia come andrà il mio futuro e come andrà il futuro della società. Come fai a essere ottimista quando magari quello là, quel signore che è morto là a Monza, stava là con la variante e gli è arrivata una gomma in testa? Come vedi il tuo futuro? Io non lo vedo. Spero però che... Ognuno in Italia sente l'ansia degradante di essere uguale agli altri nel consumare, nell'essere felice, nell'essere libero, perché questo è l'ordine che egli inconsciamente ha ricevuto e a cui deve obbedire a patto di sentirsi diverso. Mai la diversità è stata una colpa così spaventosa come in questo periodo di tolleranza.
La nostra colpa di padri consiste in questo, nel credere che la storia non sia e non possa essere che la storia borghese. Ma a noi, senza ideologia, che cosa rimane da opporre contro questa storia? Sei contenta della tua vita così come adesso? No, non sono molto soddisfatta della mia vita così com'è. Cioè, quando va male, mi piace, pure quando va male, certo. Ti ruota un pochetto, però ti piace perché in finale devi sempre andare avanti. Anzi, quando va male è pure meglio perché ti sforzi andare avanti. Allora ce lotti. Sicuramente sarà più facile, che il mio futuro sarà migliore se la società cambia. Se non cambia, comunque dovrò pensarci da sola, con me stessa, a cambiare il mio futuro in meglio. Sì, io sono felice per quello che sto facendo, che ho la famiglia, che ho adesso un ragazzo, che sto bene. Però il mondo intorno a me non è così tutto come... Io mi sono fatta un mondo, per esempio, un mondo dove sto bene. Però la gente, purtroppo, in giro non c'ha idee, dice basta che ce l'ho soldi in mano è finito così. Invece non dovrebbe essere così. La gente dovrebbe aiutare l'altra a trovare lavoro, a migliorarsi. Secondo te è possibile cambiare la società? Sì, secondo me è possibile. Sì, è possibile cambiare la società. In che modo? Ma innanzitutto... partendo nella vita di ognuno di noi, nel nostro piccolo, diciamo. Beh, tante cose cambierei la società, parecchie cose. E pensi che sia possibile? Da solo non ci riuscirei mai. Non so il modo quale potrebbe essere, sinceramente, adesso. Però sì, ci credo.